Non ho la pretesa di tracciare un profilo di Mare del Monaco. Sarebbe molto interessante, ma richiederebbe più tempo di quello che ho a disposizione. Mi accontenterò di rilevarne, di sottolinearne gli aspetti più importanti. Secondo me questi sono la voce di Mare del Monaco, la sua emissione o fonazione, come si dice, in rapporto alla durata della sua carriera. Il repertorio di Mare del Monaco, l'interprete e l'artista sotto il profilo professionale. La voce di Mare del Monaco, la sua, come ho detto, fonazione o remissione. Ebbene, bisogna precisare intanto che il Mario del Monaco, che tutto il mondo ha applaudito e ammirato, non è il Mario del Monaco degli inizi della sua carriera. Anche Mario del Monaco, come altri cantanti, ha iniziato la sua carriera con una qualità di voce, con un tipo di voce, schiettamente lirico direi, una voce estesa, notevolmente estesa, e che coloro che hanno conosciuto Mario del Monaco negli anni della sua grande carriera addirittura ignorano. Pochi sanno che l'estensione di Mario del Monaco comprendeva tranquillamente 2 ottave ed oltre. Andava fino al do acuto e anche fino al re bemolle, se non ricordo male, di una edizione del Rigoletto. Ma come ho detto un'altra volta, quando mi fu chiesto quale aspetto, quale momento della carriera di Caruso, il tenore che io so, Mario del Monaco, forse il solo anche, ha sempre ammirato profondamente, quando mi chiesero quale dei 2 momenti della carriera di Caruso io apprezzavo di più, preferivo, risposi modificando un po' la domanda che mi era stata fatta. Beh, io dissi che se Enrico Caruso fosse stato solo quello degli inizi, Caruso era, si dice che addirittura avesse cominciato quasi come un lirico leggero, non avrebbe lasciato una traccia importante, che il Caruso invece, che tutto il mondo ha conosciuto e ammirato e che ha lasciato un segno nella storia dei grandi interpreti, è stato il Caruso, dalla voce potente, scura, quasi baritonale. Qualche cosa del genere, in misura minore, io ritengo che sia accaduto anche con Mario del Monaco. Mario del Monaco, come ho detto, ha cominciato come tenore lirico, io l'ho conosciuto, l'ho seguito, l'ho ascoltato sin dagli inizi, dai suoi debutti. Successivamente è avvenuta in lui una profonda trasformazione, la trasformazione che ha dato quella voce, vorrei dire unica nel nostro tempo, una voce d'una ampiezza e d'una potenza veramente eccezionali, con una gamma anche questa veramente straordinaria per l'uguaglianza. Lo spessore e l'ampiezza della voce di Del Monaco non subiva nessuna alterazione in tutta la sua gamma. A questo punto si pone il quesito della durata della carriera di Del Monaco. Se ne è discusso a lungo senza poter dare una spiegazione soddisfacente. Si è detto Mare del Monaco canta con una fonazione, una emissione, come si dice con un termine quasi tecnico, eterodossa, richiamandosi anche a quello che era stata poi l'emissione di Caruso. Anche di Caruso si è detto che aveva una emissione eterodossa. Che cosa si voleva intendere in sostanza con questo termine? Che l'emissione di Mare del Monaco era un'emissione tutta vera, reale, genuina. E di qui l'equivoco che era un tenore che cantava di forza, di fibra. Di qui la conclusione che la carriera di Mario del Monaco non sarebbe potuta durare a lungo. Ora, tutti sappiamo quanto è durata la carriera di Mario del Monaco, ma questo fa sì che Mario del Monaco abbia costituito veramente un fenomeno. Io ho avuto occasione varie volte di dirlo anche allo stesso Mario del Monaco.
non è un modello che si possa riproporre a nessuno, a parte che in genere questo è un po' un concetto che io estendo a tutti i casi. Imitare non serve a niente, un artista, se veramente un artista, deve essere se stesso. Se non è capace vuol dire che non è veramente un artista, un grande artista. Ma per quanto riguarda Mare del Monaco c'è di più da dire. Innumerevoli sono stati i tenori che hanno cercato di imitare Mare del Monaco. È stato un errore ed è stato un danno, perché la vocalità, l'emissione di Mare del Monaco è stata possibile soltanto con Mare del Monaco, soltanto con la sua fibra eccezionale, con delle corde vocali che io non so se si potesse studiare scientificamente le corde vocali di tutti i grandi tenori di un'intera epoca. Certo, forse si potrebbe scoprire come e perché Mario del Monaco ha potuto reggere ad una carriera così lunga con un repertorio, ed entriamo nella seconda parte, che è stato veramente straordinario, perché ha cantato parti di, come si dice, di Elden Tenor, cioè di tenore eroico, e parti di tenore drammatico. Otello, Chenier, Norma, Hernani, Aida, tu stesso Sansone mi puoi ricordare anche Valchiria, Lohengrin, ma andiamo ancora più sul repertorio italiano. Sono innumerevoli le opere, ma non le scopo, opera veramente difficile, con un repertorio quindi vastissimo. L'interprete Mare del Monaco, beh, cosa volete? La sua interpretazione io la ritengo così legata alla qualità della sua voce che ancora oggi, quando io ascolto alcune incisioni di Mare del Monaco degli anni che vanno all'incirca fra il 50 e il 55, ne abbiamo parlato anche di questo, che per me è rimasto un periodo veramente eccezionale, c'è da trasalire a ascoltare come fosse possibile che esistesse una voce di quello squillo, di quella ricchezza di armonici, di quella potenza, di quella uguaglianza. Ma c'è da dire poi ancora, per quello che riguarda l'interprete, il fraseggio di Mare del Monaco, veramente bronzo, la dizione incomparabile, veramente le parole, le frasi, le sillabe venivano stritolate nella emissione, nella dizione, nella pronuncia di Mare del Monaco. Ancora un'osservazione, ho parlato di questo tipo di fonazione di Mare del Monaco, è un tipo di emissione, quindi di modo di cantare, che si direbbe contrario a determinate regole che oggi si usano definire belcantistiche e che sono tornate un po' così all'attenzione del pubblico, specialmente per le voci femminili. Io credo che ancora oggi, per quanto riguarda le voci maschili, soprattutto i tenori, si ami, si apprezzi il canto di carattere, di stile, diciamo così, drammatico. Beh, in questo senso Del Monaco è stato un esempio unico, e quindi anche in un momento in cui c'erano altri cantanti che, dotati di un altro stile, era più che naturale che Mario Del Monaco, con la sua irruenza interpretativa, ma sempre con un controllo straordinario, un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire, straordinaria e eccezionale, affermasse presso il pubblico di tutto il mondo, i pubblici di tutto il mondo, anche se c'erano altri stili, altri modi di cantare. L'artista, volevo dire l'artista sotto il profilo professionale, qui ci sarebbero da fare delle considerazioni alla luce delle esperienze odierne molto amare. Mare del Monaco è stato un artista che ha dedicato tutto alla sua carriera, ha sacrificato tutto per la sua carriera. Ho conosciuto pochissimi casi nella mia esperienza di critico musicale di artisti che si siano dedicati con tanta coscienza, con tanto senso di responsabilità alla propria arte, sacrificando veramente tutto. Chi ha visto Mare del Monaco, come l'ho visto io tante volte, prima di una prova generale, prima di andare in scena, sa che cos'era l'impegno e la tensione di questo artista nei confronti della sua dignità e nei confronti del rispetto che lui ha sempre avuto per il pubblico. Se oggi questo lo confrontiamo a quello che avviene con tanti artisti di oggi, beh, è meglio forse non parlarne,
di gente che canta nell'intervallo fra un aereo e l'altro, che si presenta in qualunque modo e in qualunque condizione. Questo non è mai accaduto, non ricordo che a Mare del Monaco sia mai accaduto. Mare del Monaco aveva un periodo molto lungo di preparazione e prima di andare in scena veramente si rinchiudeva completamente in questo concetto, si concentrava interamente nel pensiero di quello che lui riteneva il suo dovere e la sua soddisfazione.